Una sconfitta oggi significherebbe la parola fine alla stagione di questa squadra. Ecco l'11 titolare del Valencia. Adottano il 4-3-3 tenendo gli attaccanti stretti uno accanto all'altro per cercare il dai e vai, palla a terra. Ma non ci avevo pensato, Pier. Hai davanti un futuro brillante come allenatore una volta appeso il microfono al chiodo. Questo è l'11 della squadra ospite. Mi pare che non ci siano molti dubbi sul modulo 4-4-2 puro. Per il momento pare vogliano affidarsi solo a due punti in attacco per non lasciare troppo scoperto il centrocampo, ma non escludo un avanzamento degli esterni durante il match in caso di bisogno. Con Dogbia. Sotto la lente l'ingrandimento oggi ovviamente la prova di Dani Parejo, qualità e quantità al servizio dei compagni. Sa fare tutto, difendere, impostare, concludere a rete. Normale vederlo spesso e volentieri in campo. Buona la lettura del difensore su un brutto passaggio. La difesa spazza via il pallone. Angel. Maksimovic. Recupera palla intercettando bene il pallone. Angel, ripartono in campo aperto. Intervento tempestivo del difensore che intercetta il passaggio. Buono qui il recupero da parte della difesa. Cerca il pallone profondo. Conclusione al volo a pochi centimetri dal gol. Un gesto. Tecnico notevole, è stato bravissimo, avrebbe meritato maggior fortuna qui. Gaia con doppia, Gonçalo Guedes, spazio per il Valencia lungo l'out. Non un granché il cross, la difesa a vita facile. Portillo. Buon pallone filtrante. Occasione d'oro. Portiere che si allunga e sventa la minaccia. Pallone che finisce in angolo. Palla verso il centro dell'area. C'era tutta la potenza in questo tiro. Peccato per la mira leggermente imprecisa che ha impedito al pallone di infilarsi in rete. Conclusione che non... è uscita di molto, sopra la traversa. Spazio per il Valencia lungo l'out. Niente da fare qui, il portiere controlla. Intercettano bene il pallone. Palla dentro, occhio. Occhio al tiro. Attenzione, ecco il gol. Hanno scelto il momento migliore per portarsi in vantaggio. Una sconfitta oggi significherebbe dire addio al titolo.
Replay che ci permette di apprezzare il bel movimento dell'attaccante. Un gioco da ragazzi, metterla dentro da quella distanza. Hanno aperto le marcature con questo gol, 1-0. Portillo, Suarez, Maximovic, Ang, occhio alla botta, ribatte il difensore, prova a far partire il tiro e il pallone entra ed è gol. Hanno buttato al vento il vantaggio, ora dovranno rifare tutto da capo se vogliono arrivare al titolo. E questo gol gli ha tagliato le gambe, vediamo la reazione a questo punto. Siamo di nuovo in parità grazie al gol dell'1-1. Piccini può girarla. Carlos Soler. La difesa recupera il pallone interrompendo l'attacco. Lancio fuori misura, palla recuperata senza problemi. Buono il recupero del Valencia. Perde un pallone pericoloso. Prova. Nessun problema con l'uscita del portiere. Si continua. C'è il vantaggio. Può correre lungo la fascia. Maximovic. Provano ad aprire la scatola difensiva avversaria. Passaggio intercettato. Ottima chiusura difensiva. Gonzalo Guedes. Il pallone è uscito. Si riparte con una rimessa dal fondo. Antunes. Maximovic. Occhio, cerca l'area di rigore. Palla che termina in out, sarà fallo laterale. Suarez. Cerca la rete. Diaye 10. Carlos Soler. Pareco. Condogbia. Santimina. Piccini. Può andare al cross. Palla che rotola via dopo un buon intervento. Diaye 10. Maximovic. Saranno due minuti di recupero, come indica chiaramente il quarto uomo. Angel. Portillo. È stato fermato dal difensore. Azione che stava diventando pericolosa. Molto bravo il difensore. E l'arbitro dice che può bastare. Dopo i primi 45, parità 1-1.
Tutto pronto, l'arbitro dà inizio alla seconda metà di gara. Maksimović. Un altro ottimo passaggio. Portillo. Antunes. Diaye Dieju. Perde palla. Carlos Soler. Si ripartirà con una rimessa laterale. Rodrigo. Buona la sua prova nei primi 45 minuti, può fare ancora meglio. Ha segnato il momentaneo gol del pareggio, può affrontare la seconda metà di gara sulle ali dell'entusiasmo per provare a trascinare la sua squadra al successo. Cercano col tiki-ta. Occhio al pallone per il possibile vantaggio. Rete, splendida rete. Questo gol regalerà. Il titolo ai loro avversari. Beh, non credo che vogliano gettare la spugna proprio ora, Pierre. Gonzalo Guedes. Santimina. Condobbia. Pareco. Gran palla in mezzo. La spazza via. Palla nuovamente in possesso. Può cercare il cross. Possono trovare il gol del pari, attenzione! E c'è la traversa! Ha risolto una situazione complicata, concedendo il male minore, il calcio d'angolo. Occhio al pallone in mezzo, nulla da fare. Intervento tempestivo del difensore che intercetta il passaggio. Perfetto oggi nei passaggi. L'arbitro dunque lascia giocare. Giusto! Concesso il vantaggio. Recupera il pallone con un intervento facile. Angel. Palla sul fondo, sarà calcio d'angolo. Non ha avuto dubbi l'arbitro, dopo la norma del vantaggio è arrivata l'ammonizione. L'arbitro non ha fermato subito il gioco, ma la prima occasione è intervenuto. Una grande interpretazione. Palla sulla traversa, poi ancora in campo. Colpisce la traversa, non è finita. Colpo di testa debole che non impensierisce il portiere. Beh, difficile segnargli da lì, dai. Ah, se la palla fosse entrata, la partita avrebbe preso probabilmente un'altra piega. Conservano invece un margine di vantaggio minimo. L'arbitro concede la norma del vantaggio, attacca il Valencia. Sarà corner a disposizione. La mette in mezzo. Attenzione! Rete! Hanno pareggiato, ancora uno sforzo e si aggiudicheranno il titolo. Sono riusciti a trovare l'ispirazione nel momento più opportuno. Grande caparbietà, hanno voluto davvero questo gol con tutte le loro forze. Colpo di testa vincente. Sugli sviluppi di questo calcio d'angolo battuto molto bene per Ali. I difensori che lo dovevano marcare meglio, l'autore del gol. Possono ripartire dopo il recupero del pallone.
Recupera palla, intercettando bene il pallone. Attenzione, perché sarà a caccia del gol del vantaggio e questa può essere davvero una buona occasione. Calcio d'angolo per il Valencia. Pallone che termina oltre la linea di fondo. Abbiamo la possibilità con replay di rivedere l'azione da cui è nato il gol del pareggio. Punta l'area. Può metterla in mezzo. La mette in mezzo con questo pallone. Si ferma l'azione, nessun dubbio, per il guardaline è fuori gioco. Piccini. Rodrigo. Io coinvolgo Matteo Barzaghi a bordo campo per sapere quanto manca al termine della gara. Sul cronometro, Pier, mancano ancora 15 minuti al 90esimo. D'accordo, grazie intanto a Matteo Barzaghi. Rodrigo. Tocco orizzontale. Palla messa dentro. Attento qui il difensore che allontana. Diaye Diéjou. Ci attende un finale intensissimo. Una squadra deve andare all'assalto per cercare il gol vittoria. L'altro. Gran palla in mezzo. Pareco. Viene pressato. Pubblico di casa che si sta sgolando per trascinare Valencia a successo. Sarebbe un grande risultato. Con doppia. Difensore spazza in qualche modo. Pareco. Gaia. 5 minuti alla fine, tutti a caccia dell'episodio giusto del lampo per cambiare la storia. Gonzalo Guedes. Contrasto riuscito, palla che rotola via. Angel. Palla girata sulla fascia. Tocco impreciso, pallone recuperato. Ottima chiusura difensiva. Pericolo, palla persa. Rodrigo. Con doppia. Occhio al traversone. Esultano per il gol del vantaggio quando manca poco al termine del match. Molto dipenderà dalla reazione avversaria. Hanno sicuramente accusato il colpo. Il tempo è il loro peggior alleato in questo momento. Hanno finalizzato alla grande, una splendida manovra, approfittando anche dell'atteggiamento imbarazzante della difesa avversaria. Non ha sprecato il cross che arrivava dalla destra. Impeccabile qui sia il cross che la finalizzazione. Uno spettacolo. Cross sfruttato alla perfezione con questa girata vincente. Eh sì, Pier ha saputo liberarsi dalla marcatura avversaria e battere il portiere. A metri per crossare. Ecco il triplice.